servizio di raccolta differenziata da Agrigento ai problemi irrisolti del volantinaggio e dei rifiuti sparsi. Ascoltiamo in proposito l'assessore all'ecologia, Nello Amel. Parzialmente risolti e sempre in progressione le soluzioni. Per quanto riguarda i volantini pubblicitari, tutti avranno potuto notare come c'è una diminuzione almeno del 60% dei volantini sparsi lungo le strade. Quindi il meccanismo ha funzionato. L'avere tolto le cassette, nonostante le lamentele di molti, nonostante molti si preoccupino che possano essere invasi gli androni, ha funzionato e sta funzionando. Adesso passeremo alla fase più dura, perché ho già inviato le raccomandate a tutti i supermercati, alle centrali dei supermercati, dicendo quello che succede ad Agrigento, dello spreco che viene fatto, e dicendo che appena si verificherà di nuovo che verranno trovati mazzi di volantini in mezzo alla strada, noi eleveremo le multe direttamente ai supermercati. Questo servirà ancora di più a disciplinare questi comportamenti che sono assolutamente inaccettabili da parte delle ditte di distribuzione. Non tutte, perché quelle che per esempio che sono agrigentine sono abbastanza sobrie e collaboranti, ma il resto sicuramente hanno bisogno di una stretta abbastanza pesante. Per quanto riguarda i rifiuti sparsi, adesso accentueremo la raccolta dei sacchetti sparsi in tutte le varie parti dove ancora sono minori, molto meno rispetto a prima, diciamo. Se resta qualcosa nella bretella del viadotto Morandi, che non è più come prima, ma adesso diciamo, cercheremo di ripulire tutto quanto in maniera periodica e costante. Accentueremo le verifiche, i controlli con le telecamere, e cercheremo di stimolare ulteriormente la collaborazione dei carabinieri, che stanno operando con molta attenzione rispetto a questo tipo di problemi, elevando centinaia di multe pesantissime, e la gente lo deve capire questo, che quasi tutto il territorio è sotto sorveglianza rigorosa. Non capisco quale sia l'utilità di andare a buttare l'immondizia per le strade, è un rischio. Si può trovare una soluzione alternativa, perché molti sono addirittura censiti, e non serve assolutamente a nulla se non a dimostrare di essere incivili e incapaci di vivere in una comunità che sta cercando di realizzare un sistema di raccolta e smaltimento che rispetta l'ambiente, aiuta a risparmiare tantissimo e ci consente veramente di riuscire a diventare una città civile. Questi incivili non meritano la cittadinanza agrigentina. Il sindaco dovrebbe revocarli ogni volta che andiamo a individuarne qualcuno.